Beh, non c'erano dubbi sul vincitore del Gran Premio, con Max Verstappen che ha mantenuto il vantaggio fino alla curva 1 e non l'ha mai ceduto durante i 57 giri. È stato in grado di effettuare il suo primo pit stop più tardi di chiunque altro, avendo costruito un considerevole margine di sicurezza, grazie al vantaggio nei primi 17 giri. Verstappen ha mantenuto progressivamente il suo vantaggio, apparentemmente a suo agio con la sua Red Bull RB20, e probabilmente con il ritmo in mano senza intravedere una sfida alle sue spalle. Alla fine ha vinto con un vantaggio di 22,4 secondi, ha ottenuto il suo punto bonus sul giro più veloce e ha esteso la sua striscia di vittorie consecutive a 8 Gran Premi. E il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, non ha potuto minacciare Verstappen, ma ha fatto un lavoro perfetto completando un 1-2 per la Red Bull. Dopo momenti nei test, nelle prove libere e nelle qualifiche che hanno lasciato intendere che il gruppo di inseguitori avrebbe potuto avvicinarsi leggermente alla Red Bull, Max Verstappen ha dominato con facilità il Gran Premio del Bahrain, Gran Premio di apertura della stagione di Formula 1 del 2024. Ci aspetta un'altra stagione che assomigli esattamente all'ultima? Oppure ci sono ancora ragioni per credere che Sakhir possa essere stato ingannevole e che ci saranno gare più ravvicinate in arrivo? È un male per la Formula 1 o dovremo smettere di lamentarci e apprezzare un livello di brillantezza dominante a livello dei più grandi nella storia della Formula 1? Beh, andiamo più a fondo, ma prima di farlo, come sempre, il mio solito invito di iscriverti al canale e di lasciare anche un like. Così facendo darai una grossa mano a me ad andare avanti e forse così farete anche un favore a voi stessi. L'entità del margine di vittoria di Verstappen non mi preoccupa tanto quanto la facilità con cui sembrava accumularlo. E questo è tutto dire, visto che come detto è riuscito a vincere con più di 20 secondi di vantaggio. E a questo punto penso che avrebbe potuto essere molto più grande se avesse mai avuto bisogno di spingere davvero, il che è estremamente inquietante. Una cosa che potrei dire però a favore del team di Maranello è che non sembrava che avessimo visto esattamente di cosa era capace la Ferrari. Se la Ferrari avesse eseguito una gara perfetta senza che Leclerc si ritrovasse con quel problema ai freni, facendo anche leggermente da tappo a Sainz nelle prime tornate. Forse una o addirittura entrambe le sue vetture avrebbero potuto battere almeno la seconda Red Bull, che è più o meno quanto avremmo mai sperato nel 2023. Tolto questo, è stata una distruzione degli avversari che dimostra che mentre ci sono stati fugaci momenti di ottimismo che si sono insinuati nel corso di questo fine settimana, la preoccupazione di fondo è che la Red Bull forse aveva ancora nascosto qualche coniglio nel cilindro. Verstappen non ha dato modo a nessuno di potersi avvicinare. Nessuno è riuscito a dargli motivo di preoccupazione. Forse nessuno pretendeva che l'olandese avesse vita difficile, però la portata di tale dominio è leggermente distorta dalle circostanze. Nessun altro del gruppo di testa, a parte il suo compagno di squadra, Checo Perez, ha disputato una gara pulita. Carlos Sainz si è avvicinato di più, ma ha trascorso i primi giri, come detto, imbottigliato nel traffico di George Russell e Charles Leclerc. Lewis Hamilton è partito troppo indietro, ed entrambe le Mercedes hanno avuto poi problemi di raffreddamento del motore. I persistenti problemi ai freni di Leclerc hanno frenato il pilota, che si è avvicinato di più a negare la pole a Verstappen. La McLaren non va mai bene in Bahrain, troppe curve a bassa velocità. La Aston Martin sembra aver fatto un grosso passo indietro durante l'inverno rispetto agli altri top team, scivolando così in fondo al gruppo di testa su una pista dove Fernando Alonso ha fatto il podio nel 2023. In ordine quindi abbiamo Aston Martin non pervenuta, la McLaren dispersa, due Mercedes zoppicanti e una Ferrari zoppicante, o quasi. Penso che Verstappen avrebbe vinto comunque comodamente, ma non sarà sempre così facile. Ad un certo punto non resta che fare un passo indietro e applaudire al lavoro che Red Bull ha fatto ancora una volta. Dopo l'intero inverno in cui i suoi rivali hanno trascorso ogni minuto alla ricerca di risposte per batterli, la Red Bull è tornata ancora una volta e ha alzato l'asticella, stravolgendo il vecchio progetto. Senza dubbio il suo schiacciante 2023 ha permesso al team di sviluppare in anticipo la RB20 del 2024, ma è comunque un'impresa fenomenale che non può essere sottovalutata. Verstappen avrebbe potuto vincere con 40 secondi di vantaggio se ne avesse avuto bisogno. Ha battuto tutti gli altri di 1,4 secondi nel giro più veloce, solo per divertimento, e Perez ha fatto il suo compitino. Un lavoro da secondo pilota, un secondo posto quasi altrettanto confortevole nonostante la buona pressione di Sainz. Le altre squadre sembrano a malapena migliori della Red Bull del 2023, per non parlare di avvicinarsi alla Red Bull del 2024. La stagione avrà i suoi alti e bassi, o almeno si spera. Ma battere la seconda migliore squadra, la Ferrari, di oltre 25 secondi, anche se Sainz non ha avuto pista libera sin da subito, 25 secondi significa circa 0,44 secondi al giro di vantaggio per la Red Bull. E la migliore Mercedes è a
47 secondi dietro, ovvero circa 0,82 secondi al giro. Questi divari nelle condizioni di gara sono un vero calcio nei denti per entrambe le squadre e non sarà facile colmarli. Si suppone che Ferrari e Mercedes siano la vera concorrenza, ma bisognerà avere un quadro più chiaro quando entrambe le scuderie non avranno problemi meccanici. Queste sono state le parole di Charles Leclerc. Sono molto deluso, mi sentivo ottimista, il problema ci ha rallentato. Le soddisfazioni sono altre, sono molto deluso perché potevo portare a casa il secondo posto. Ho massimizzato quello che avevamo, ma non è il posto giusto. E anche Vasseur ha espresso il suo disappunto. Ci aspettavamo di meglio, ma considerando tutto è un buon risultato. Non ci aspettavamo il problema con i freni di Leclerc, Sainz ha rimontato e lottato con Perez. È andata molto meglio dello scorso anno, ma siamo 4-5 decimi al giro dietro. Arabia? Sarà una gara completamente diversa, non c'è degrado e avremo le gomme soft per ripartire da zero. Siamo all'altezza delle aspettative in qualifica, in gara abbiamo recuperato, anche se non possiamo essere soddisfatti. Però voglio precisare che non è stato solo Leclerc ad avere problemi di freni, ma anche Sainz, anche se in forma leggermente ridotta. Parlando di Mercedes, aveva già sacrificato la qualifica con i suoi setup per concentrarsi sulla gara. Ma soprattutto Mercedes non ha cambiato la configurazione in termini di apertura rispetto al venerdì sera nei long run, anche se in quel momento correva con un pannello laterale che prevedeva tre aperture. Con sfoghi più generosi per le ore notturne si è preferito andare verso una soluzione più spinta. I Mercedes ci hanno tenuto però a sottolineare che adesso useranno una carrozzeria più aperta. Parte del DNA della Formula 1 è che non è una formula monomarca, ci sono 10 team là fuori che cercano di costruire la macchina più veloce possibile e hanno un regolamento relativamente aperto per farlo, mentre molti altri campionati di corse là fuori cercano di intromettersi e limitare e controllare i propri partecipanti. La Formula 1 lo fa in misura molto minore, di conseguenza può testimoniare una grandezza assoluta. Certamente la Formula 1 nel suo complesso sarebbe molto più interessante se ogni settimana ci fosse un vincitore diverso, ma se ci fosse un vincitore diverso ogni settimana non vedresti il tipo di dominio nella sua forma più pura, che fa innamorare le persone dei vari sport. Questo è esattamente ciò che stiamo vedendo ora, Max Verstappen nel suo prime. E nel bene o nel male questo è un sintomo del DNA della Formula 1. Però per il bene dello spettacolo forse è giunto il momento di cercare di cambiare quel DNA? E prima di chiudere con la visione di questo video, tra ieri e oggi mi sono posto una domanda, che riguarda l'altra metà della famiglia Red Bull, ovvero la Racing Bulls. Qualcuno mi spiega a cosa sia servito scambiare le posizioni? Anche perché Yuki Tsunoda non mi sembra che l'abbia proprio presa bene.